Teatro Laura qui a Roma, ormai ne stiamo parlando tantissimo di questo teatro, dell'amica Laura Monaco che salutiamo come al solito. Questa sera ve l'avevamo promesso, venivamo a vedere Tandem, lo spettacolo con cui abbiamo parlato la scorsa settimana con Massimo Odierna, il regista che ho qui accanto a me. Massimo, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno. Buonasera, insomma, ci siamo. Finalmente è il momento del debutto di questo testo, di questo spettacolo, e che poi diciamo è il la conclusione di un laboratorio. Sì, con Tandem diciamo portiamo a termine il corso 7 o'clock, questo corso serale di recitazione per non professionisti, e Tandem appunto dal titolo vuol dire finalmente siamo giunti alla fine, anche perché non è stato facile arrivare a, diciamo, fin qui, e vuol dire anche Tandem, aiutatemi se mi sbaglio, che è un meccanismo che si non lasciatemi da solo meccanismo che si in cui le varie parti di una macchina funzionando insieme fanno funzionare tutto. Perché che cos'è Tandem? Un ingranaggio. Questo spettacolo, che poi in realtà non è un saggio, diciamo, tout court, cioè nel senso più didascalico del termine, è un insieme di monologhi che si susseguono tra di loro senza nessun tipo di legame logico, ma piuttosto è una diciamo, galleria di monologhi che si incastrano, si susseguono attraverso un codice semplice che abbiamo trovato, e in cui le ragazze si esibiscono attraverso monologhi e dialoghi. Massimo, presentacele una a una. Sì, allora, alla mia sinistra ho qui con me Vanina Visca. Ciao Vanina. Buonasera. Ciao, buonasera. Allora, come arriviamo al termine di questo laboratorio e soprattutto pronta per salire sul palco? Devo dire per forza di sì, perché manca mezz'ora, quindi per forza devo dire di sì. Arriviamo bene, soddisfatte del percorso, anche se Max prima ci ha detto che non bisogna mai essere soddisfatti. Mai. Quindi, mai al 100%. Però comunque soddisfatti del percorso, e adesso è arrivato il momento semplicemente di dare luce a quello che abbiamo fatto, semplicemente questo. E Max è un bravo ragazzo. Sì. Spartirti con la mia serva. Io, avere come rivale la mia cuoca. Tu mi credi vile e pensi che io voglia fuggire. E invece no. Ora rimango. E s'abbatta pure il fulmine. Procediamo. Abbiamo Roberta Leo. Roberta, mi avvicino a lei. Ciao Roberta. Tra l'altro Roberta possiamo ricordarla perché in questo mese sta uscendo anche la pagina su Campo dei Fiori, quindi ricordiamo ai nostri amici di andare sulla pagina www.campodefiori.biz. Bene, tu sei pronta per questo debutto? Buonasera. Sì, prontissima, siamo emozionate, è stato difficile arrivare fino alla fine, però c'è tanto lavoro. Come diceva Massimo, è vero, sì, è un corso per non professionisti, però il livello di recitazione, di training, c'è una buona partitura fisica, vocale, c'è tutto, non manca niente, quindi è un buon livello sicuramente. Poi sono contenta perché sono nati anche dei bei rapporti all'interno del gruppo, che è importante per lavorare con serenità anche in teatro. Che significa che mi stai lasciando? Siamo stati insieme 3 anni, 3 dico, 3! Ti ho dato il meglio dei miei 20 anni, pensavo che fossi quello giusto. Non mi sono mai preoccupata del fatto che non fossimo sposati. Pensavamo che ero come in una coppia del cinema, tipo Susan Sarandon e Ted Robbins. Io non chiedo il personaggio, comunque, perché vedremo degli spezzoni nel corso dell'intervista, ma io voglio sentire a livello così di arrivo le persone, le ragazze come si trovano, insomma, e come si sono trovate. E adesso presentaci un'altra ragazza. Allora, qui alla mia destra ho Anna Giulia Bottaccioli. Anna Giulia, allora, diciamo diciamo questo laboratorio comunque vi ha portato fin qui, diciamo tu adesso anche tu salirai su questo palco, e quindi quale sarà l'emozione di avere il pubblico diciamo che ti guarda, e comunque questo contatto diretto, cioè questo è il risultato di mesi di studio. Buonasera, sì, l'emozione è fortissima perché effettivamente sono la mia prima esperienza teatrale, quindi salire su un palco effettivamente ha la sua carica di emozione veramente a mille, ma io sono davvero contentissima di aver fatto questo percorso
Perché Max comunque ci ha lasciato carta bianca nel cercare ciò che noi volevamo portare in scena. La sua, chiaramente la sua opera di regia, la sua opera didattica è stata fondamentale per noi, ma il fatto di aver ricercato da noi ciò che volevamo mettere in scena ci ha portato a essere veramente dentro questo spettacolo in tutto e per tutto e a formare un legame fortissimo tra noi. Sono tutte storie di donne e interpretate da donne e questo secondo me farà la differenza. E mentre voi siete lì a saltellare da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì a sbellicarsi dalle matte risate, perché è un moralista, è un gran sadico, è un padrone assenteista. Massimo, poi il dolce, diciamo ultima, abbiamo presentato tutto, già siamo arrivati a quattro, ultima ma non ultima. La nostra Martina Venezia. Martina, allora mi avvicino a Martina, io eccoci qui, allora, mai dire mai, perché finalmente si è arrivato al culmine di quello che si voleva, insomma, le tue aspettative sono state tutte rispettate? Molto di più che rispettate, anche perché devo dire, per una volta non avevo aspettative su come doveva finire, ma avevo aspettative su come volevo vivermi il percorso e devo dire che questo è stato più di quanto mi potessi augurare. E così, se posso dare un consiglio, fare un laboratorio, se fatto bene, se gli incontri sono giusti, appunto se il meccanismo poi funziona e il tandem va avanti, secondo me vi può risparmiare un paio d'anni d'analisi, oppure magari vi convince ad andarci. Ma faccio io per loro, faccio tutti io. E tu vengono fuori, tira fuori un sacco di roba che a volte la puoi vedere, a volte no, ma quando te la trovi davanti è sempre bello averci a che fare perché sei tu. E lascia pure che la gente si creda che noi siamo tutti felici. Più a me mi viene da piagne, e più la gente si diverte. Ma non importa, io li perdono. Massimo, vieni qui che siamo in chiusura. Allora, abbiamo sentito il parere di tutte le tue allieve e vorremmo sapere anche il tuo parere su di loro. Insomma, è andato tutto come doveva andare. Beh, insomma, allora, no, devo adesso cerco di essere serio perché sono state coraggiose perché hanno seguito il corso fino alla fine. Non è facile perché poi alla fine non è da tutto. Io poi sono piuttosto esigente e per quanto poi, diciamo, attraverso anche una mia, cerco di essere sempre abbastanza tranquillo, spensierato e non far pesare poi il lavoro alla, diciamo, agli allievi, però sono state molto molto come posso dire, determinate e coraggiose e questa cosa ha dato a me poi la carica ancora di portare avanti il progetto, di portare a termine il corso e di ancora una volta farmi capire che questo tipo di percorso, questo tipo di corso per non professionisti c'è sempre qualcosa di unico e di puro, perché hai a che fare prima di tutto con le persone, prima che con gli attori, e quindi c'è un aspetto molto umano, molto presente che a me mi arricchisce sempre di più. Bene, allora Massimo Odierna, io sono contento di questo incontro con voi, abbiamo parlato anche quindi del teatro non professionista e ne siamo contenti perché la nostra radio e le nostre emittenti comunque ne parlano tanto ed è la base comunque del teatro perché c'è tanta passione. Assolutamente, si può scoprire tanto attraverso questo tipo di percorso, il gioco che poi non vuol dire semplicemente fare quello che ci pare, passare un po' il tempo e basta, ma attraverso il gioco riscoprire anche la voglia di stare in un gruppo, di mettersi appunto in gioco, guardarsi un po' allo specchio e anche un po' ironizzare di se stessi, che poi questa è la cosa più importante, e nello stesso tempo lavorare su quello che è il linguaggio scenico, che cosa vuol dire andare in scena, perché la scena ha delle regole ben precise, ha delle dinamiche ben precise ed è bello scoprirlo insieme a delle persone che non lo fanno appunto come professione di mestiere, perché
è uno scoprire tutto per la prima volta, ma comunque ogni volta. È parte della loro vita, perché non è un hobby, ma è parte della loro vita. Sì, non chiamerei hobby, ma perché si sentono tutte dentro alla questione teatro. Esatto, è un amore per quest'arte. Sì. Bene, ricordiamo allora con Anna Giulia Bottaccioli, Roberta Leo, Martina Venezia e Vanina Visca e la regia di Massimo Odierna, noi ci accomodiamo in platea per gustarci Tandem. Merda, 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 si può dire? Merda, merda. Merda. Grazie a tutte ragazze, in bocca al lupo, merda, 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 si può dire, ok. Grazie, grazie ancora. Grazie. Ciao. Ciao.